Quello che abbiamo visto stasera è a dir poco scandaloso. Quello che abbiamo visto durante l'Ipsia Juventus di Champions League è qualcosa che va oltre l'immaginazione. Perché? Perché nell'era del VAR, quello che abbiamo visto stasera è inconcepibile. E prima ancora di cominciare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like ai contenuti, ma soprattutto dirmi la vostra sulle vicende arbitrali che hanno visto coinvolta la Juventus questa sera. E ci arriviamo con calma, prima fate tutti questi passaggi e poi partiamo. Perché questo Lipsia Juve non è soltanto la super partita di Vlahovic, ma è anche il fallo in aria non fischiato alla Juventus, clamoroso, che non è neanche stato rivisto al VAR, a fronte poi, ed era assolutamente netto, a fronte poi di due decisioni arbitrali assolutamente rivedibili per quanto riguarda l'espulsione prima di Gregorio e il fallo di mano proprio un secondo dopo dell'appena entrato da Grassluiz, con un gomito che andava semplicemente a coprire il volto, ma per l'arbitro era assolutamente calcio di rigore. Una situazione netta come quella del rigore di Vlahovic, non considerato minimamente, neanche visionato al VAR, e dall'altro lato invece due episodi, tutti e due, in cui si poteva decidere sia in un modo che nell'altro, perché nel caso di Gregorio sì, il tocco di mano c'è, ma il pallone praticamente neanche cambia direttoria, però diciamo che ci può stare, diciamo che tocca il pallone, quindi in teoria per regolamento quello è fallo e quella è espulsione del portiere. Ma nell'esatto successivo, proprio sulla battuta, sul calcio di punizione, il fallo di mano di Douglas Luiz, a mio avviso francamente rivedibile, e non è rivedibile in sé per sé, ma è rivedibile se tu nel primo tempo non hai dato, ripeto, quell'incredibile e clamoroso, ripetiamo, incredibile e clamoroso fallo a Dusan Vlahovic. Non hai dato quel fallo, e questa è una roba che non si può vedere, che non si può vedere. Tra l'altro una Juventus a cui, diciamoci la verità, al di là di poi di come è andata, ma tutto quello che poteva andare male è andato male. Cioè, poi sul campo la Juventus si è dimostrata squadra, si è dimostrata una signora squadra, un atteggiamento da vera squadra europea soprattutto, non una squadra che si chiude, non una squadra che, siccome è sotto di un uomo, allora tutti chiusi, barricate e quant'altro. È una squadra che c'è, è una squadra forte, fortissima quest'anno. Però attenzione, perché queste robe qua non si possono vedere in Europa. Queste robe qua in Europa non si possono vedere. Sono follie, sono assolutamente follie. Perché la Juventus poi ti fa magari il 3-2 con Conceição uno in meno, e questo finalmente, diciamoci ancora la verità, giocata individuale del giocatore, perché Conceição fa una giocata strepitosa, però è l'atteggiamento della squadra. Però poi l'eventuale risultato e quant'altro non deve poi spostare la dinamica e l'attenzione su quello che è successo, perché ripetiamo ancora una volta, l'arbitraggio è assolutamente scandaloso. Ora, non siamo qua per fare i complotti o parlare di complotti o tutto quello che volete, perché è chiaro che questi discorsi non ci piacciono, non li vogliamo sentire, non li vogliamo neanche argomentare. Però ricordiamoci pur sempre che la Juventus, che l'anno scorso è rimasta fuori dalle competizioni europee, fuori dalle competizioni europee per colpa del caso plusvalenza, per colpa della FIGC che ha messo a soqquadro il mondo Juve per una vicenda, ripetiamo, quello del caso plusvalenza, che a ripensarci è una cosa folle, veramente una cosa folle, considerando che poi la questione plusvalente è totalmente svanita, perché nessuno ne ha parlato più. E Gravina, a capo della FIGC, è anche vicepresidente della UEFA. È un vicepresidente della UEFA che vede una sua squadra italiana trattata in questo modo, dovrebbe quantomeno alzare la mano e dire: signori, forse meritiamo un po' più di rispetto. Perché è la sequenza che ha fatto veramente paura, è la sequenza con cui sono arrivate queste situazioni che fa pensare: ma allora c'è qualcosa che non va. Perché se prima mi arriva l'errore su Vlahovic,
E ripeto, non c'è stata una situazione in cui guardi al VAR e no, non è stato neanche chiamato. È lì che qualcuno ci vede la malafede, è qualcuno che ci vede qualcosa di losco. Perché non chiamare se il tocco c'è? Poi magari dai la possibilità all'arbitro di giudicare se è o meno fallo. Quella è una decisione che poi spetterà a lui. Ma devi chiamarlo al VAR, perché l'arbitro, se non l'ha visto, dai la possibilità di scegliere se è o non è fallo. Così come hai fatto nel caso di Gregorio, perché gli hai detto vai a vedere al VAR perché c'è un leggero tocco di mano. Di Gregorio sì, la sposta, la tocca leggermente, e per regolamento è fallo, ma anche quell'altro per regolamento è fallo. E soprattutto il secondo, perché io continuo a dirvi, ma secondo voi quello di Douglas Luiz è realmente fallo di mano? Uno che si gira e praticamente col gomito, neanche spostando poi così tanto... Cioè, a me francamente mi è sembrato, ripeto, un fallo che ci può stare. Non ero così convinto che fosse rigore. Però nel momento in cui l'ha dato ho detto, vabbè, ci sta che possa dare questo fallo. Però ripeto, ancora una volta, a fronte di quello che avevo visto nel primo tempo, assoluto scandalo. Tra l'altro la Juventus che è stata brava a reagire in virtù del fatto che era andato tutto male. Perché l'infortunio di Bremer, dopo 5 minuti si fa male, si gira la caviglia, il ginocchio, dopo pochi minuti infortunio muscolare per Nico. Però poi le cose vanno bene, perché? Perché Kalulu da centrale fa una super partita, perché al posto di Bremer entra Gatti, anche lui fa una super partita. E poi che dire di Chico Gonzalez, un giocatore che francamente... E poi non parliamo neanche di Vlahovic, ma ne parliamo dopo. Voglio sapere cosa ne pensate di queste vicende, voglio sapere cosa ne pensate di tutto quello che è successo durante l'Ipsia Juve da un punto di vista arbitrale, che io ho trovato francamente vergognoso.